Lorenzo Nada, in arte God Bless Computers, ha suonato al Botanique venerdì 13. Noi della redazione Flash Giovani abbiamo avuto il piacere di intervistarlo prima del concerto. God Bless Computers è uno dei nomi più originali della scena musicale italiana. Tu senti di farne parte? Sì, cioè perché in Italia ci sono tante persone che come me hanno più o meno condividono lo stesso metodo e approccio di produzione, quindi quello molto legato al bedroom producing, quindi comporre musica dalla propria stanzetta, eccetera. Però sì, in Italia ci sono tante persone anche molto brave. Sicuramente mi piacerebbe che ci fosse un po' più di attenzione da parte di ciò che c'è fuori verso la scena italiana, no? Alcune cose sono successe, mi è capitato di andare a suonare anche dei festival in Europa ed è stato molto bello, però spesso comunque la scena italiana o quello che succede in Italia non viene esplorato troppo da quello che succede fuori. Alla fine è musica la nostra che non è vincolata troppo alla parola, quindi al cantato, e potenzialmente potrebbe essere ascoltata ovunque. Quindi più attenzione da parte magari degli addetti ai lavori per poter portare più artisti italiani all'estero, visto che secondo me in Italia c'è una gran qualità musicale, ecco. Lorenzo ritorna in Italia dopo aver vissuto 3 anni a Berlino, città che ha influenzato molto la sua produzione musicale. Berlino è una città piena di artisti e musicisti che fanno musica elettronica, quindi è normale che, sì, che ci sia, come dire, una sorta di influenza forte. Mi ha molto influenzato da un punto di vista umano, considerando che ci ho vissuto per diversi anni. È stata un'esperienza molto forte. E lì è sicuramente molto più legato alla musica techno, per cui Berlino poi è conosciuta principalmente. E quello che faccio io in realtà non è proprio techno, anzi, diciamo che prendo molti elementi dalla black music, campionamenti, l'inizio con l'elettronica, quindi più una roba che ha una matrice molto più black, fondamentalmente. La sua musica, inoltre, è caratterizzata dall'uso di una tecnica di remixaggio, il campionamento, contaminando la sua musica con i suoni della natura. È quello da cui è iniziato tutto, più o meno. Quindi, sai, i dischi vecchi li campioni e crei qualche cosa di nuovo, quindi l'approccio è quello del beatmaking classico, quello dei produttori pop. Io ho iniziato così e le mie prime sperimentazioni erano proprio legate a questo, ai beat, e poi ovviamente sono evoluto e la mia musica ha preso una forma propria. Con solitudini vecchie. Il nuovo album, intitolato Solchi, prende una nuova direzione. Troviamo infatti l'utilizzo di strumenti non elettronici e di voci soul, come ad esempio quella di Davide Shorty, con il quale Lorenzo ha avuto il piacere di collaborare. Ritornano. Un disco che parla fondamentalmente del mio percorso, del mio rapporto con la musica, anche di quando ero piccolo. Sono partito da dei campionamenti di vecchie cassette ritrovate in soffitta, in cui mio padre, insomma, mi registrava quando ero piccolo, quindi è partito tutto un viaggio a ritroso, e quindi i miei ascolti, il mio passato è, come dicevo prima, molto legato, influenzato dalla black music, dall'hip hop, eccetera, ma poi anche dal jazz, dal funk, dal soul. E in questo disco, rispetto probabilmente a Veleno, Plush and Safe, le robe che ho fatto prima, probabilmente c'è un utilizzo maggiore di elementi suonati, ecco, e un po' meno elettronica, anche un po' per gli ascolti degli ultimi anni, comunque, nel senso che di elettronica non ne sto ascoltando tantissima. Cioè, poi elettronica vuol dire tutto e niente, nel senso che forse elettronica per me è più un modo di creare la musica, quindi utilizzando anche degli strumenti elettronici, ma mischiati anche con chitarre, bassi, batteria, eccetera. Ed è poi dal vivo, in realtà, la naturale, come dire, evoluzione di quello che sto facendo, che ho fatto nel disco, e anche portare dei musicisti con me a suonare. Il titolo Solchi mi piaceva perché secondo me è un'immagine abbastanza forte. Un po' i solchi sono quelli del vinile, quindi da cui è iniziato tutto, dai dischi che avevo in famiglia, da quelli che poi ho comprato. I solchi dei dischi rappresentano un po' il mio percorso musicale, no? Le cose che ho sempre ascoltato sono racchiuse nei solchi, appunto. Però il solco rappresenta anche una specie di scia di percorso, no? Qualcosa che lasci dietro di te, un solco. Quindi, come dire, voleva esserci questa ambivalenza di significato tra il disco e il percorso, le due cose che si mischiano. I miei progetti per il futuro saranno sicuramente quelli di continuare nel mio percorso, e anche perché per me
me la musica molto terapeutica, mi aiuta molto anche a raccontare me stesso e mi aiuta molto anche a tirare fuori molte cose che ho dentro. È una gran fortuna che ho e quindi continuerò sicuramente a fare musica. Cioè già ne ho, da quando è uscito Solchi ad adesso, di musica ne ho fatta tantissima. Poi il punto è come e quando farla uscire, però tante cose nuove mie, tante collaborazioni che ho fatto e produzioni anche per altri artisti, magari più della scena indipendente, italiana e anche all'estero, insomma. Sto facendo anche un po' di produzioni, però vabbè, sono tutte cose che si vedranno più avanti.